diciamo in modo veramente libero come la pensiamo su questo modo di cambiare la Costituzione, di cambiare un numero di articoli della Costituzione così ampio, cosa che non è mai successa nella storia. Un governo che si arroga il diritto di cambiare la Costituzione con poche persone e facendoli in questo modo, senza coinvolgere le opposizioni e senza tenerne conto, è una cosa che non è mai avvenuto prima. Dobbiamo in questo momento come cittadini scendere in piazza per farci sentire e per far capire che la strada è sbagliata, che noi non vogliamo che venga toccata in questo modo questa Costituzione che è stata scritta dai nostri padri costituenti nel modo che sappiamo e anche col sangue. Quindi noi dobbiamo far sentire con questi strumenti che disponiamo, quindi nelle piazze, in questo modo, perché voce non ce ne viene data, perché non abbiamo avuto gli spazi sui giornali e non abbiamo gli spazi televisivi. Sappiamo che in queste ore stanno già partendo degli spot per il comitato del sì, per far conoscere le loro ragioni, per convincere a spot perché deve essere cambiata in questo modo la Costituzione. Noi vogliamo ragionare con i cittadini, noi abbiamo circostanziato insieme a demeriti anche costituzionalisti, prendendo punto per punto perché diciamo no che vengano cambiati determinati articoli, e lo argomentiamo insieme ai cittadini come stiamo facendo adesso in piazza, come vogliamo fare in qualsiasi altro spazio di dibattito pubblico. Invece loro vogliono in un colpo solo far accettare un cambiamento di respiro così ampio della Costituzione semplicemente dicendo un sì o un no. Ci rendiamo conto, cari cittadini, di fronte a cosa ci troviamo noi oggi? È questa la democrazia, è questa la democrazia in cui sappiamo che questa riforma costituzionale include anche una riforma elettorale, la cosiddetta Italicum, nel quale sappiamo che un partito che ha il 10 milioni di voti può andare al governo di 60 milioni di cittadini con il sistema di raggiungere la maggioranza del doppio turno del 40%, perché vanno al ballottaggio i primi due partiti che hanno avuto il maggior numero di voti. Quindi vuol dire anche solo con il 20%, con un minimo di percentuale di voti, i due partiti maggiori vanno al ballottaggio. E quello che vince il partito, attenzione, non la coalizione, ok? Prende il governo del paese, quindi siamo di fronte a un 15% di cittadini, no? Che governerà 60 milioni di cittadini. Allora, questo è il tipo di riforma che noi vogliamo? Sicuramente no. Questa è la riforma che dobbiamo far passare. A cosa noi ci opponiamo? Cari cittadini, dobbiamo dirlo, lo devono sapere anche questi giornalisti asserviti che trasformano i dibattiti televisivi, li trasformano in uno spot elettorale per determinate parti, e lo stiamo vedendo in questi giorni, basta vedere qualsiasi trasmissione televisiva dove c'è dibattito pubblico, ma lo vediamo in che modo vengono condotte. A volte vengono derisi quelli che dicono no, perché dice che noi siamo contro il progresso, perché noi siamo contro, noi non vogliamo le riforme. Ma quali riforme noi non vogliamo? Noi non vogliamo le riforme che ci portano via la democrazia, che ci portano via spazi di democrazia. Queste sono le riforme che noi vogliamo. Adesso parliamo tutti, diciamo ognuno la propria, ragazzi, scusate.